Nato a Cagli, nelle Marche, nel 1940, Eliseo Mattiacci si diploma nel 1959 all'Istituto di Belle Arti di Pesaro e nel 1961 realizza la sua prima mostra, una collettiva dedicata ai giovani artisti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Dal 1964 l'artista si trasferisce a Roma, dove frequenta l'ambiente culturale della capitale, in questi anni in pieno fermento. È il 1967 e la Galleria La Tartaruga dedica all'artista una personale che ne segnerà il primo grande successo di critica e pubblico. Lo scultore invade la galleria con un tubo snodabile in ferro nichelato, lungo 150 metri, smaltato di giallo agip e trasportato per le strade della città. Il tubo è presentato in diverse rassegne, tra cui Arte Povera in Spazio alla Galleria La Bertesca di Genova nel 1967. Mostra curata da Germano Celant che segnerà l'avvio della vicenda critica dell'arte povera. Dello stesso anno la mostra presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, assieme al già affermato Pino Pascali. Al 1968 risale L'approdo all'attico di Fabio Sargentini, galleria simbolo del nascente movimento poverista. Esponente dell'arte povera fin dagli esordi, interessato alla sperimentazione di nuovi materiali e tecniche e influenzato dall'action painting e dal New Dada, Mattiacci ha ideato opere, installazioni e performance che si focalizzano sul progredire dell'azione creativa, più che accentuare l'aspetto formale, concentrandosi su energie fisiche visibili e invisibili, come l'attrazione magnetica di grandi calamite e l'idea di togliere peso ai materiali metallici pesanti in sé. La suggestiva scultura risalente ai primi anni 70 rientra nelle tematiche simboliche predilette dall'artista, ovvero i corpi celesti, i moti astrali e le forze universali che interagiscono tra loro in modo invisibile. Le due forme circolari evocano il simbolo dell'infinito e al contempo due ruote in movimento continuo. Ricerca questa che giunge all'apice nella celebre opera Carro solare del Monte Feltro. L'intento dell'artista è quello di codificare forme pensate per stabilire un contatto ideale con il mondo celeste. Se il movimento a cui alludono i cerchi è quello stesso del primo mitico carro, come nel primo passo umano, e la sua origine iconografica deriva dalla composizione di Piero della Francesca, dell'allegoria trionfale retrostante, il ritratto del duca Federico da Montefeltro. Tali sculture racchiudono l'immagine di una processione laica, evocando un forte senso di sconfinamento oltre lo spazio definito.